ci sono ormai a Milano delle zone franche, delle zone delle quali lo Stato non si fa vedere, non può farsi vedere, quando si fa vedere è troppo tardi. Via Bolla è uno stabile occupato da nomadi da anni e anche da extracomunitari. Siamo in presenza di un abusivismo di proporzioni mai viste. Siamo in una zona di Milano, il Gallaratese, dove non più di circa una decina di giorni fa i cittadini sono scesi in piazza con un corteo di oltre 300 residenti con bandiere italiane che hanno sfilato nelle strade del quartiere del Gallaratese di sera, eravamo intorno alle 21, e lì la polizia si è vista, perché solo per scortare questo corteo sono stati mobilitati un centinaio e oltre di poi tra polizia e carabinieri. Ora, lo Stato poi è sparito, lì non si è visto più nessuno, i nomadi continuano a stare in questo stabile, il comune dice che bisognerebbe abbatterlo per rigenerare, per abbattere lo stabile bisognerebbe sgomberare gli abusivi, cosa che nessuno fa. Negli ultimi 2 anni non è stato fatto nemmeno uno sgombero in quel quartiere, nemmeno uno, come è contenuto nella risposta che ha dato la Giunta ieri in Consiglio regionale. È una vergogna ambrosiana, direi proprio, una vera vergogna del Comune di Milano che non fa nulla per rendere la vita più civile e rendere l'aria più respirabile, visto e considerato che siamo in presenza di centinaia di abusivi che sottaggono queste case all'assegnazione di coloro che attendono una casa da 20 anni, ma ancor di più non permettono la riqualificazione di quel quartiere, perché stando e occupando abusivamente queste case ovviamente è difficile che nessuno possa buttare giù uno stabile se questo è occupato abusivamente da questi signori che sono nomadi, rom, sinti ed altri.